Allora, parliamo di Juventus-Barcellona, amichevole che si è giocata ieri notte alle 2:30. Io l'ho recuperata stamattina la partita perché, come sapete, a quegli orari, ve l'ho già detto l'altra volta, per me diventa difficile seguire le partite in diretta, anche se avrei piacere, però c'è il fuso orario, lo sappiamo come funziona la questione. Ne parliamo il giorno dopo. 2-2. Risultato finale, quindi un pareggio ce lo portiamo a casa contro una squadra forte, più forte di noi sicuramente a livello di rosa, ma anche a livello tecnico, perché se noi abbiamo Di Maria che ti fa la giocata, loro ne hanno tanti altri che possono farti la giocata, mentre noi ho notato una cosa che non vorrei fosse proprio così, anche se poi alla fine è così, perché tu Di Maria l'hai preso proprio per quello, perché ti mancasse uno che poteva farti la giocata. Il problema è che se poi questo Di Maria ti viene a mancare, tu non puoi basarti solamente su un giocatore, perché nella partita di ieri col Barcellona ogni pallone che trovava Di Maria era un'azione quasi pericolosa, perché tutto partiva dai suoi piedi. Giocatore fantastico, pazzesco Di Maria. Però al momento che poi magari qualche partita non ce l'hai, bisogna anche comunque avere un'inventiva, bisogna anche comunque giocare con gli altri giocatori, qualcuno che ti dia la palla. Non è che possiamo solamente pensare e stabilirci con Di Maria, non esiste così, cioè bisogna anche trovare qualche altra soluzione. Di Maria è arrivato al tiro una volta, Ter Stegen ha fatto la sua parata, liscia un pallone su un passaggio invitante, dentro la di rigore dove poteva essere veramente pericoloso, purtroppo l'ha lisciato in questo caso. Bellissimo anche l'assist di Trivela per Ken al centro, dove stavolta Ken liscia il pallone. Tra l'altro Ken che ha fatto doppietta dall'altra parte, ha fatto doppietta Ousmane Dembélé, e vi posso dire la mia su Ken, ragazzi. Noi cerchiamo un vice Vlahovic. Ken in questo precampionato per il momento si sta dimostrando un attaccante veramente buono. L'anno scorso ha deluso, e lo dico anch'io che ha deluso, ma per adesso Ken si sta comportando bene. Se facciamo fatica a trovare un vice Vlahovic e stare a spendere soldi, abbiamo già Mosè Ken con noi. Teniamoci Mosè Ken a sto punto. Teniamoci Mosè Ken perché, ripeto, va bene così. Va bene così perché sta facendo bene Ken, sta facendo bene. La cosa che mi è piaciuta della Juve qual è? La reazione. Tu sei andato 2 volte sotto e 2 volte in qualche modo questa partita l'hai recuperata e quindi pareggiata. Quindi la reazione della Juventus mi è piaciuta. È ovvio che a livello di gioco, a livello tecnico, il Barcellona c'è stato sopra tanto, ragazzi. Cioè, il Barcellona ha avuto molte più occasioni da gol, ha giocato meglio, secondo me. Noi abbiamo tenuto. Inizialmente siamo partiti meglio, no? Con quell'azione di Di Maria su Cuadrado, che Cuadrado ha potuto di fare quello scavetto che si mangia un gol davanti alla porta. Poi però Ousmane Dembélé su quella fascia destra, ragazzi, imprendibile. Alexandre inguardabile come sempre, perché Alexandre purtroppo diciamo che non è riuscito a stargli dietro, ma anche Cuadrado, se per questo, Cuadrado male male dietro, molto bene davanti, perché poi l'assist del primo gol di Ken è di Cuadrado, quindi molto bene Cuadrado in fase offensiva, ma in fase difensiva con Dembélé male male. Il primo gol nasce dove praticamente Dembélé scarta Cuadrado, poi scarta 2 o 3 volte Alexandro, che non ci capisce più niente perché Dembélé comunque è imprendibile. Dembélé tira e fa un gol anche sul palo del portiere, quindi lì Szczęsny poteva fare qualcosina di meglio. Molto bello il cross di Cuadrado raso terra a vedere l'imbucata di Moise Kean, che comunque trova il tappin vincente e facciamo un 1-1. E poi sempre Dembélé su quella fascia, ragazzi, che si riscarta Cuadrado, gli fa addirittura il tunnel, quindi anche lì Cuadrado male, si fa saltare troppo facilmente secondo me da Dembélé, che però Dembélé è un giocatore spaziale. Tiro e gol ancora di Ousmane Dembélé, e il Barcellona va su 2-1. Noi abbiamo provato a fare qualcosina, però poco e niente, veramente. I tiri più pericolosi li hanno avuti loro. Secondo tempo anche, ragazzi, abbiamo pareggiato con Moise Kean su assist di Locatelli, che si è inserito Locatelli per fare quell'assist a Kean, perché Locatelli ieri giocava da mezzala, e quante volte vi ho detto io che Locatelli è più una mezzala che un mediano. Sa fare anche il mediano, ma all'occorrenza è più una mezzala, perché Locatelli c'ha il tiro e si sa inserire. E infatti ieri su un passaggio di Alexandro rimpallato dal giocatore del Barcellona recupera palla Zaccaria,
palla a Locatelli che si è inserito. Locatelli in scivolata anticipa il difensore del Barcellona e riesce a appoggiare in scivolata sempre per Moise Kean, dove poi Moise Kean trova il gol del pareggio del 2-2. Ma Locatelli deve giocare mezzala, perché ieri in quel ruolo alla mediana c'era Rovella, e Rovella non ha neanche fatto una brutta partita, ragazzi. A me Rovella, che ha giocato 90 minuti, non mi è dispiaciuto. Non ha fatto cose eclatanti, non ha fatto una partita perfetta, perché qualche passaggino l'ha sbagliato pure lui. Però personalità, gestione del pallone, ieri Rovella in campo ci è saputo stare contro il Barcellona. Per quanto è un amichevole, col Barcellona ieri Rovella ci è saputo stare. E potrebbe essere un'idea Rovella mediano. E attenzione, perché io già sento voci dove Rovella lo vogliono già mandare in prestito. No, 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 non bisogna mandare in prestito Rovella, ragazzi, no. Perché a noi un mediano ci manca, cerchiamo questo benedetto Paredes, ma se abbiamo in casa uno come Rovella, perché spendere 20 milioni per Paredes? Rinforziamo qualche altro ruolo. Cioè abbiamo Rovella ragazzi, Rovella. Cioè, ha giocato benissimo, benissimo. E Locatelli lo possiamo usare da mezzala così, no? Che è il suo ruolo naturale. Gioca anche meglio. Io Locatelli il prossimo anno lo vorrei vedere mezzala, modestamente parlando, mezzala. Perché ci sta. Nel primo tempo, tra l'altro, mi sono anche dimenticato che il Barcellona ha avuto un'occasione con Kessié, dove Lee Scherzi in uscita fa veramente una bella parata. Nel secondo tempo Mattia Perin bacia i pali perché Barcellona pia un incrocio di pali con Rafinha su punizione e poi sempre subito dopo Ansu Fati fa un tiro cross a giro dove pia un'altra traversa. Quindi anche lì si è stati graziati dalla fortuna perché quei due legni non sono entrati. Il Barcellona ovviamente ha costruito di più, ragazzi, una squadra in fase di costruzione, una squadra che è stata rifondata, praticamente hanno cambiato quasi tutti i giocatori, è una squadra più forte rispetto all'anno scorso e noi bene o male ce la siamo cavata con un pareggio, però devo essere sincero, guardando le statistiche, i tiri e tutto, meritavano qualcosina in più. Lewandowski non è stato un problema, Brewer molto molto bravo, Bremer nelle marcature, non dico che se l'è intascato, Lewandowski però è un amichevole, è troppo riduttivo dire così in un amichevole, però comunque lo ha contenuto perché Lewandowski ha fatto veramente poco, quindi bravo Bremer in fase di marcatura, mi è piaciuto Rovella, ripeto, Zaccaria a livello tecnico diciamo di precisioni, passaggi, cose varie male, perché Zaccaria ha sbagliato molti palloni, però a livello di intensità, di fisicità lì in mezzo al campo, molto molto bene Zaccaria, è molto in forma rispetto agli altri perché andava sempre a raddoppiare, quindi a gamba, muscolo, è in forma, è in forma, ha una preparazione atletica migliore rispetto agli altri secondo me Zaccaria, quindi in questo punto, in questo caso qua Zaccaria può essere molto utile perché a livello di fisicità sta bene, a livello tecnico ripeto bisogna un po' migliorare Zaccaria, Di Maria beh è un giocatore sensazionale, Ken molto bene, quindi ripeto ci manca un vice Vlahovic, visto che anche Vlahovic ieri ha riposato 90 minuti, perché comunque questo è il problema qua, la pubalgia, speriamo non sia una cosa grave, perché uno come Vlahovic bisogna averlo, è il primo di campionato. Abbiamo Ken, teniamoci Ken, che comunque in questo momento è in forma in questo precampionato, è molto in forma. Quindi le cose positive si sono viste, Alexandro sempre male, quadrato molto bene in fase offensiva, in fase difensiva è da rivedere, però Locatelli bene mezzala, molto bene mezzala Locatelli. Ripeto, bisogna provarlo in quel ruolo Locatelli. Mancava Pogba, hanno spostato Locatelli mezzala e hanno messo Rovella mediano. Fagioli è entrato, non mi è piaciuto tantissimo quando è entrato, rispetto col Kivas che ha giocato molto bene, ieri è stato un po' sottotono, però ci può anche stare. Un 2-2 che ci può stare ragazzi, adesso la prossima è contro il Real Madrid. Vediamo un po' contro il Real Madrid cosa combiniamo. C'è da migliorare, però ancora, a livello di gioco, siamo sempre lì. A livello di gioco manca qualcosa. Buona la reazione, buono il pareggio, ma loro ci hanno surclassato a livello delle occasioni, eh? Bisogna essere sincero, a livello di occasioni il Barcellona ne ha avute molte, molte di più. Noi dobbiamo migliorare, dobbiamo migliorare. Niente ragazzi, direi che il video può finire qua, quindi se vi è piaciuto lasciate un bel like, mi raccomando, commentate questi commenti, fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate appunto dell'amichevole tra Juventus e Barcellona, ditemi un po' la vostra e soprattutto anche se vi fa piacere iscrivetevi al canale che è importantissimo, non costa nulla per vedere tanto, basta che fate clic su iscriviti e siete iscritti senza costi e nulla, mi spiego casino se lo fate vi ringrazio di cuore, condividete i video con i vostri amici per iscrivere anche loro e attivare le notifiche così non perdete i prossimi video, passate che sotto al link in descrizione da parte di Fusi Channel, qui da il mio canale è tutto, fino alla fine, forza Juve, bella!